di entrare proprio nella fase esplorativa di documenti geografici, bisogna premettere un dato importante, che la rivista si basa, ne stavamo proprio discutendo col professor delle donne, si basa sulla, su una piattaforma, la piattaforma OJS, vale a dire Open Journal Systems, che è un sistema open source ed è effettivamente un sistema piuttosto alquanto flessibile, direi, che permette proprio di gestire la pubblicazione dei periodici. E in tal senso l'elemento fondamentale è proprio la possibilità di un intero di verificare un intero processo editoriale che va dalla acquisizione dell'articolo fino poi alla sua fase successiva, che è quella della pubblicazione e dell'inserimento in un fascicolo appositamente creato, che in un certo senso contribuisce proprio ad assicurare una gestione trasparente, informata dell'intera procedura. Quindi rende visibili proprio tutti i diversi passaggi che costituiscono l'intero processo editoriale. Un elemento non di poco conto, proprio perché effettivamente ci consente di aderire a quelle che sono le modalità, i criteri, gli standard internazionali per il riconoscimento della scientificità della rivista. In particolare c'è la fase, una fase a cui è data importanza, che è quella proprio del referaggio. Del referaggio, e quindi assicura questo supporto, proprio l'esistenza di una peer review che si basa sul ben noto criterio double blind, e quindi noi rendiamo chiaramente visibili, sono pubblicati tutti i componenti tutti i revisori che partecipano al referaggio della nostra rivista. Per entrare più nel merito, allora, non è necessario, proprio perché è anche un sistema aperto, non è necessario che chi voglia accedere ai contenuti della rivista si registri. Si può tranquillamente accedere alla rivista, si può prendere visione degli articoli pubblicati attraverso la pagina corrente, e quindi cliccare sul PDF e scaricare direttamente ciascun articolo. Per chi invece voglia sottoporre all'attenzione della redazione, chiaramente del consiglio scientifico e della redazione, un proprio contributo, dovrà effettuare una registrazione, che è una registrazione veramente semplice, si basa appunto sulla compilazione di questa scheda di profilo che chiede pochissimi dati e che non tolgono eccessivo tempo all'autore. Dopodiché si effettua la registrazione e a quel punto ogni autore avrà la propria pagina, che è uno spazio nell'ambito del quale ha la possibilità di inserire il proprio articolo. A quel punto poi l'articolo, come ho già premesso, verrà sottoposto a tutta la procedura editoriale, e quindi andrà a referaggio e poi sarà sottoposto alla revisione da parte, a tutte le fasi della revisione da parte della redazione. E si può, chiaramente, una volta registrati, poi si può accedere tramite la pagina login inserendo le proprie credenziali e quindi accedere alla pagina personale. Nelle info sono presenti anche, è presente una sezione proprio dedicata all'invio della proposta, e qui si possono leggere, prendere visione di tutte le linee guida, quindi delle norme redazionali fornite dalla redazione. Ma abbiamo pensato anche ad un'altra soluzione, che è quella di inserire un template, cioè allegato un template che consiste nella sostanzialmente in una gabbia preformattata, nell'ambito del che è strutturata sulla base delle norme redazionali. Quindi l'autore può anche evitare di leggersi le norme redazionali, è un vantaggio, diciamo, sia per l'autore che per la redazione stessa, che quindi può esimersi dal leggere le norme, e allo stesso tempo la redazione si trova avvantaggiata perché si rispettano quasi tutte le norme che sono state preventivamente inserite.
alla fine del processo ogni contributo viene archiviato automaticamente nel campo archivio. Quindi una volta pubblicato, viene una volta che esce il nuovo numero, chiaramente quello precedente viene archiviato. Stiamo pensando anche ad inserire un'ulteriore sezione, stiamo lavorando in tal senso, per recuperare anche i numeri cartacei e quindi metterli a disposizione del lettore. E l'ultima informazione, come vi ha già anticipato il professore, oltre ad essere chiaramente uno strumento telematico e quindi una rivista online, c'è anche la possibilità del print on demand, se si volesse chiedere. Ringrazio. Grazie. La parola adesso è a Marina Faccioli, che è il direttore della rivista. Allora io però dico subito una cosa, però non sembri controcorrente, io ho vissuto questo passaggio con parecchia nostalgia per le giornate passate in biblioteca e il rapporto con il libro e non solo con il computer. E però la domanda di cambiamento è talmente forte che ci sono bene molte motivazioni per passare alla pubblicazione online. Quali sono queste motivazioni? Non è da dirlo, no? La facilità di poter uscire in sincronia magari con i problemi, o almeno far uscire quello che scriviamo in sincronia in tempo reale, in modo tale che non ci siano iati di tempo che rendano poi le nostre ricerche obsolete magari già al momento in cui sono passati i tempi per la pubblicazione. E poi l'interesse a entrare in rapporti diversi, più interattivi con i colleghi, con la possibilità di accedere a bibliografie interconnesse, interattive, bibliografie condivise, la possibilità di poter fruire di certi percorsi di riarchiviazione delle informazioni molto più ampie e flessibili in progress rispetto a quanto si poteva fare con le modalità tradizionali. Cosa significa il passaggio dalla modalità di pubblicazioni tradizionali cartacee, dal cartaceo all'online al digitale? Non devo dirlo io, è stato già detto a livello istituzionale, poi verrà ridetto in maniera molto più competente che da me, dagli ospiti che sono qua, sono amici, colleghi, geografi e non il professor delle donne. Ecco, e quindi l'etica, tutto questo rientra, no? È stato detto ampiamente, nell'etica della ricerca, in un'etica che presuppone che la ricerca possa essere trasparente, possa circolare al massimo, e che questo dunque renda visibilità ad atenei e ricercatori, ma non solo visibilità delle ricerche e non solo del ricercatore. Poi questo è un discorso di valutazione, ne diremo due parole dopo, e per facilità a, come diceva Patrizia, a incentivazioni e finanziamenti, che sono adesso il punto dolente, no, di chiunque vive in un'università. E poi l'importanza di far circolare le ricerche in maniera diversa, più capillare, più accessibile dal punto di vista della didattica. Questa mi sembra una degli aspetti più importanti, più interessanti. Ma perché non sembri un discorso di politica universitaria, che questo vada incontro solo alla politica universitaria, ma piuttosto a rendere più accessibili e migliori, in certo senso, i contenuti proprio, ecco, questo credo che sia poi il fatto, e Cristina mi conforta, Cristina Carbonetti, che sia il fatto poi più importante. Parlando di geografia, tutti sappiamo che l'Europa auspica la creazione di piattaforme per la gestione di dati e informazioni spaziali, proprio perché sappiamo, noi che studiamo geografia, come effettivamente nella programmazione territoriale attuale a livello europeo, a livello internazionale, il territorio vada assumendo una centralità sempre maggiore. E che significa noi la gestione di dati spaziali? Solo una rete mirata, costruita in modo idoneo, un network mirato, può effettivamente dire qualcosa di interessante sulle differenze del territorio. Per noi quindi è essenziale. Pensiamo al sistema informativo geografico, la metodologia, le metodologie GIS, di cui qui abbiamo un corso, in cui io mi sono avvalsa di collaboratori che fossero competenti dal punto di vista tecnico più di me, ma di cui però ho capito l'importanza, spero di aver capito qualcosa dell'importanza fin dall'inizio,
E allora sono banche dati costruite in termini sistemici e che dunque possono gestire moli di informazione tale che nessun altro procedimento, approccio alla gestione delle informazioni potrebbe gestire in modo analogo. La nostra rivista mantiene i temi che ha seguito, i temi in cui si è cimentata fin dal 98, è l'anno in cui io sono arrivata a Tor Vergata da Verona, ero a facoltà di economia a Verona, e qui abbiamo iniziato con Franco questa avventura, era la rivista in formato cartaceo naturalmente, e i nostri temi rimangono quelli, ma rimangono non in senso, non vorrei darvi l'impressione che da allora a oggi non abbiamo cambiato argomenti, cioè, però i temi della ricerca geografica, anche geografico-economica, ma in ambito umanistico, e quindi la rappresentazione del territorio, l'approccio al paesaggio, anche in termini storici, e però la gestione del territorio, le politiche urbane, da un punto di vista essenzialmente di politica del territorio, politica territoriale. Anzi, nel prossimo numero, qui abbiamo il numero zero, e nel prossimo numero ci sarà un'apertura evidente verso un filone che stiamo seguendo, ma che non è riduttivo, a tutt'altro che riduttivo, la geografia politica, cioè vedere effettivamente quello che si fa in termini di organizzazione territoriale come politica, e allora il consumo di suolo, la definizione di spazi pubblici, una definizione che si va rinnovando, si va attualizzando sempre più in relazione alle politiche urbane. Il numero zero è un buon inizio, io credo, perché c'è una apertura in termini storicistici, c'è un articolo di Francesca Cantù sul viaggio, allora la geografia analizza il viaggio dal punto di vista della percezione, dell'esperienza dell'altrove, ma questo è un approccio storico, storicistico interessante, ci parla della scoperta dell'America, non è un racconto soltanto, è un'interpretazione, perché poi di lì si fa scaturire tutto un percorso di relazioni internazionali viste ante litteram in senso moderno, in senso attuale. C'è l'articolo del grande maestro, qualunque geografo considera non solo con rispetto qualcosa di più, che è Claude Raffestin, che ci ha promesso proprio, mi ricordo, in Società Geografica, ha promesso a Franco un articolo che era su cui aveva fatto una conversazione in Società Geografica, un articolo sulla la globalità, la sfida della globalità dal suo punto di vista in analisi politica, ripercorre da Giovanni Botero e quasi da Giovanni Botero tra il 5 e il 600 a Botero fa risalire una sua originalissima interpretazione di analisi geopolitica. Le riviste, dico due parole sulla valutazione, non ce n'è bisogno perché Patrizia ha detto assai meglio di me, ma lo dico solo per un motivo: le riviste hanno un ruolo di primissimo piano in ogni esperienza di valutazione, e io però, parlando di valutazione, mi ricordo l'esperienza che ho vissuto prima con grandissima preoccupazione, poi però ho potuto viverla grazie alla collaborazione con Luisa Carbone, che è la nostra collaboratrice piuttosto, forse in passato più che oggi, che comunque è presente e che mi ha fatto superare, Daniela capisce di che parlo, la collaborazione con Campus One. Allora, era il 2002 e certo che questa esperienza di valutazione... certo, Francesco, prima facevamo le riunioni con te, bel coraggio, cioè voluto. E ecco, però lì ho imparato che la valutazione della ricerca può essere inquadrata molto bene, poi l'esperienza è finita, ma tra il 2002 e il 2004 lì si è parlato di valutazione dell'università e della ricerca come inserimento dell'università, cioè attraverso la lente dell'inserimento, non solo la lente, ma vedendo l'università inserita in un sistema territorio, il sistema università, il sistema della formazione inserita nel territorio, c'erano analisi sulle capacità di spesa e sulla spesa effettiva degli studenti, quindi vedere poi la compatibilità, e allora era effettivamente, l'impostazione era un po' imprenditoriale, nel senso che lo studente si vedeva come un imprenditore che effettivamente investe denaro per pagare le tasse e non solo, per accedere alla formazione universitaria, e si vedeva poi la ricerca, la qualità della ricerca come un prodotto. Allora, quello che sarebbe da auspicare, io credo, non tolgo spazio ai colleghi,
è che la valutazione, piuttosto che un percorso soltanto quantitativo, come è quello che abbiamo sperimentato almeno finora, si ridiventi una valutazione inserita in un discorso molto più ricco e più complesso, e che quindi sia valutazione di condizioni di lavoro ad ampio raggio, oltre che di risultati di prodotti, sia piuttosto valutazione di un processo. E penso di potermi fermare qua senza togliere altro spazio. Grazie.